La ragazza deve uscire, andare al cinema, ma sempre accompagnata con uno dei familiari. Era così prima, io me lo ricordo perfettamente. Certe ragazze non andavano a scuola a Caltanissetta perché si doveva viaggiare col pullman, eccetera, e quindi a scuola superiore andavano al collegio di Maria, al magistrale. E nei paesini più piccoli era ancora più marcata questo tipo di atteggiamento. Ricordo che una volta mi invitarono a una festa, era a Milena, mi pare, e mi hanno avvertito, dice, stai attento che se si balla non devi andare a invitare le femmine. Si balla maschi e femmine e femmine. Io allora timidissimo, non avevo nessuna intenzione di invitare nessuno. I maschi non mi piacevano, da un lato. Le femmine ero timido e poi ero fidanzato con la poetessa che era molto gelosa, quindi assolutamente non avrei invitato nessuno. Però c'era questa... si usava così, non si poteva ballare un maschio e una femmina. Se non erano sposati o insomma, maschi e femmine femmine. Amen. Questo era. E se va con uno che non è un familiare, se va per esempio con se un ragazzo qualsiasi. Se la incontro io la ragazza, che sei uno della mia famiglia, la faccio tornare subito, la accompagno subito a casa. Che senza il mio permesso non deve uscire accompagnato di quella persona che io non conosco. Beh, io sono d'accordo per l'onore, però troppo stretto non deve essere uno, sennò la emancipazione va indietro invece di andare avanti. Lui esagera. Con l'epoca moderna si è perduto tutto dalla donna. Sì, perché? È perché già ha fatto tutto prima di andare alla chiesa e di andare al municipio e non serve più. Senta, lei ha delle figlie? Sì, ce n'ho una. Io credo a modo mio, finché è a casa mia, la educo a modo mio. Poi quando va, se sono sposati, se si sposa, credo come fanno loro, come vogliono loro. E poniamo il caso che sua figlia commettesse una scappatella. Beh, di nascosto che lo può fare? Questo è soggetto a tutto nella vita una persona. Però finché io sono vivo e la posso addomesticarla io, guardarla, io si deve crescere a modo mio. Perciò in questo motivo l'ho chiusa in un collegio per non farla uscire, per non farla viaggiare, per non farla andare da una parte all'altra. E se restasse incinta? Se bisognava recuperarla. Va bene, ma se... Il ragazzo è giovane, poi il ragazzo è sposato, uno la pensa come la pensa dopo, come viene in testa. Fondasse pure che quell'uomo dopo non gira più per il mondo. In che senso? A modo mio. E le taglio la vita.